Ciao a te, a tutti ciurma e benvenuti da Giocherino in questo nuovissimo episodio su Separate Ways. Vi ricordo ragazzi, il vostro sostegno con like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando, spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno, signore e signori, dopo che anche la volta scorsa quello che abbiamo potuto fondamentalmente capire è che alla fine le chiappe a Leon gliele ha salvate quasi sempre. La sexy Ada. In ogni caso siamo ancora alla ricerca di Louis e l'ultima volta appunto ci siamo ritrovati ad affrontare di nuovo il caro inconsolabile innamorato Mr. Kela, ragazzi, che non vedo l'ora di rincontrare. E quindi l'ultima volta ci siamo lasciati qui esattamente all'ingresso della fabbrica, perché Ada, dopo non aver incontrato più Louis alla chiesa, ha deciso di dirigersi verso la casa del capovillaggio, così completamente a random. Allora ragazzi, abbiamo a disposizione soltanto, diciamo soltanto 8000 pesetas. Io direi di comprare uno spray medico perché comunque può essere sempre utile. Riorganizziamo il nostro caro inventario. Non siamo messi troppo male, abbiamo anche delle accecanti. Il nostro coltello ho messo ancora abbastanza bene. Abbiamo pure due coltelli da cucina, due granate a frammentazione. Pure a colpi ragazzi non ci possiamo lamentare. Per cui direi di non perdere più tempo e appunto di andare a vedere in questa benedetta fabbrica cosa possiamo fare. Quindi la volta scorsa mi ero incastrata di nuovo in una trappola, che meraviglia. Abbiamo recuperato la giacca di pelle che era indossata da uno di questi simpaticoni. Ah, c'è una bomba anche ragazzi, direi di fare particolare attenzione. Non vorrei di certo... Oh, non vorrei certo esplodere adesso, scusa, quindi la disinnescherò con tutta la nonchalance del mondo. Raccoglierò queste belle risorse con questa musica da ansia, ragazzi. Addentriamoci. Ok, non so se sono psicologicamente pronta, perché qua veramente non si sa mai che cosa si può incontrare. Munizioni pistola raccolte, munizioni mitragliatrice. Perché ci stanno dando tutte queste munizioni? Ah, la domanda sorge spontanea. Però siccome possiamo purtroppo immaginare cosa ciò significa, direi di prepararci psicologicamente, ragazzi. Io veramente temo e mi aspetto il peggio. Mamma mia, devo pure fare attenzione a dove metto i piedi, perché non vorrei incastrarmi di nuovo come una polla in altre trappole. Qua si scende. Ah, stiamo seguendo le impronte. È vero, perché Ada c'ha l'occhio tipo bionico, stile Robocop. Cioè, raga, Ada è un insieme di idoli. Cioè, dal battrampino all'occhio bionico, che non mi ricordo manco effettivamente se Robocop avesse occhi bionici. Però, ovviamente, essendo una specie di androide, suppongo proprio di sì. Che ci mette male. Che cavolo sta succedendo? Perché adesso queste improvvise visioni, questi cambi terribili di non so che, munizioni mitragliatrice. Continuiamo ad avanzare senza paura, pesetas e pesetas. Quindi di qua non si va più da nessuna parte. Entriamo in questa bellissima porta che sta letteralmente cadendo a pezzi. Qua c'è un pacchetto di sigarette, una sigarettina me la fumerei, giusto per far passare un pochettino di tensione. Raccogliamo la piantina gialla, direi che a questo punto ragazzi la combinerò con quella verde. Ovviamente la utilizzeremo quando comunque ci servirà a ristabilire un pochettino la nostra salute. Non la spreco di certo adesso. Comunque mi puzza tipo tutto tantissimo. Non c'è nessuno. Beh, qualcuno in effetti c'è. È steso, sembrerebbe essere morto. Però, che gli è successo per esempio a sto poveraccio? E perché questa musica da panico? Pegetas, pegetas, pegetas e polvere da sparo, signore e signori. Ciao caro. Sembra un po' disperato, poverino. È stato Non credo. Perché Luis avrebbe dovuto fare una cosa del genere? O forse sì? Vabbè, fatto sta che devo fare. Devo tornare indietro. Qua non si può più andare avanti. Sembrerebbe essere tutto chiuso. Impronta. Oh. Sono impronte di Luis. Ah. Quindi sono proprio le sue impronte. E quindi che fine ha fatto il caro Luis? È arrivato fin qui e poi... E poi è tornato indietro. È tutto molto sospetto.
Ah sì, vabbè, vanno anche di qua. È tornato indietro, quindi. Qua prima c'era un tizio, non mi dite cacate. Ah, ecco, vedi che le avevo notate le sizze. Le sizze 422-1625. Numeri misteriosi. E chi si li ricorda? La sua frequenza. Ah, e quindi che facciamo? Ah, ci mettiamo in contatto con lui. Ada? Ma ciao. Mi hai trovato, lo sapevo. Beh, è il mio lavoro. Allora sei pronto a consegnarmi l'ambra? C'è una grande casa fuori dal villaggio, oltre il mulino. La conosci? Sì, la conosco. Allora raggiungimi, ti aspetto lì. Caro, mi avevi detto la stessa identica cosa con la chiesa. Ti aspetto in chiesa, bla bla bla. E poi un cavolo, poi c'era Tobuca, ragazzi. Quindi dobbiamo attualmente uscire dalla fabbrica. Va bene, fatto sta che qui prima c'era un tipo. Era sdraiato. Ma c'è... Ah, era qua il tipo sdraiato. Che cavolo è? La madonna. Si sta per scatenare l'inferno. Scusa Luis, farò un po'. Stanno arrivando tutti per me. Ma che teneri, ma che tizi con la motosega. Non vedevo l'ora. Accipicchia, caro. Però muori. Aspetta, ma io vorrei usare questa. Però non voglio. Ehi! Non voglio sprecarla per due soli scemi, capite? Voglio fare. Cioè, fare un botto. Un botto stratosferico. E non muore. Però muori, bello, muori. Mannaggia, aspetta, pistola. Pistola! Ma sei un pezzo di sterco, lurido. Mi ha fatto malissimo, ragazzi. Mi proprio male, allora è arrivato il momento di usare questa. Ma tipo now, tipo subito. Ancora? E muori, mamma mia. Oh, non ne vuole sapere. Pejetas. Allora, chi altro mi aspetta là fuori? Quanta altra bella gente mi sta aspettando là fuori? Direi di ricaricare la nostra arma. Ragazzi, io... Oddio, da dove arrivano? Fanno il giro, giustamente. Fanno il giro. Ciao, bella. No, le granate, regà, le voglio utilizzare per i due maledetti con la motosega, ovviamente. Non le voglio sprecare qua adesso così. Sì, ma dove sono i cari? Eccoli là! Da dove arrivano? Ah, che bello che sei, caro. Ciao. Io pensavo arrivassero insieme, sinceramente. Non che dovessi farne saltare in aria uno alla volta. Arriva arrabbiatissimo! Tu sei maledizione a te. Ciao, caro. Oddio. Il parry mi ha un attimo salvato le chiappone. Scusa, no, infatti. Cioè, tutti quanti che importunate la povera sexy Ada. Cioè, dovete capire che non c'è trippa per gatti. Resistente il bastardo. Accidentaccio, ragazzi. È resistente il bastardone. Nelle chiappe, nelle chiappe, nelle chiappe. Chiappone, chiappone, chiappone. Oh, regà. Non muore, ma porca vacca. Quanti colpi ho usato solo per sto stronzetto. Smeraldo, intanto ho usato una granata per uno solo di questi. Va bene, ricarichiamo tutto, ragazzi, prima di continuare. Cosa c'è qua dentro, tra l'altro? La balestra. Non mi dire non ci entra. Ah sì, così ci entra. Se si organizza per lo spazio, ragazzi, entra tutto. Dardi esplosivi. Allora, se fanno boom boom, mi piacciono. Ma proprio tanto. Allora, se andiamo a scelta rapida, dai, la mettiamo di qua. Mi piace se saltano in aria. Ma che figata. D'accordo. Allora, posso uscire anche da qua, però. Mi creo una piccola shortcut. Andiamo. Salve! Arriva! Più incacchiata che mai. Oh, che bello! Oh, che bello, adoro! Oh, che bello, adoro! Saltate in aria, grazie! Ma che cosa stupenda! È bellissimo! Che bella! Sorita! E a mamme da via! Toglietevi dalle palle! Mannaggia! Allora, lei è arrabbiatissima. Ma giustamente, per carità, cioè...
come biasimarla. Le ho appena ammazzato il marito. Lei è più dura di lui, ragazzi. Ciao cara, ciao, ciao, ciao. Oddio, non muore, non muore. Gnacca. Che palle. Oddio, ricarica, prego. Ho finito i colpi. Che meraviglia. Sì, sì, tu passa, passa di là, vai di là. Ci rivediamo di qua, Mamma mia, raga. Continua a dire, sono troppo resistenti sti bastardi maledetti. Oddio, oddio, oddio. Non voglio rischiare col parry, raga. Oh, ma non muore, porca miseria. Via. Mannaggia santa. Chissà che sono costretta a usare un altro di questi. Scusa, bella. Oddio, oddio. Mannaggia la pupazza. Se non ricarico, giustamente non uso una beneamata. Forza, ricarica, forza, forza, forza. Scusa, mo hai rotto un po' i maroni. Ah, fa pure... mamma mia. Cioè, raga, mi hanno prosciugato le scorte. Che mi date, cioè, le gemmette, va bene, mi piace, però... Poi fino alla certa, qua serve una chiave che ovviamente non ho. Vegetas, adesso posso andarmene o c'è qualcun altro che mi deve rompere i coglions? Vegetas, di sicuro ci sarà qualcun altro che mi rompe le palles. Aspetta, ma io ero entrata da qua. E me non posso uscire, scusa. Ah, mi basta girare questa. Ok. Eh sì, perché c'è stata un attimo una perdita, vedete, di vapore. Giustamente hanno fatto un macello. Hanno spaccato un po' tutto. Via. Oddio. Ai ai ai. Non è un buon segno, no buono. No buono. Ada! Oh cazzius. Oh, questo è stato proprio terribile, ragazzi. Dopo tutte le tribolazioni che abbiamo passato per uscire dalla fabbrica, lei mi sviene giusto là fuori, a un passo da Eusti. Ma che belle ciglia. Chi è che ci ha portato qui? Giornata complicata. Ah, Wesker. Caro. A cosa devo il piacere? Minchia, venuto fin qui alla fine. Tempo, Ada. Trova Luis. Recuperami l'ombra. Ma scusa, grazie, cioè... per questa stanza. Resta qui. Mi dai una mano? Non sono il tuo babysitter. Tu dovresti essere una risorsa e non certo un peso. Non tollererò oltre la tua incompetenza. Basta minacce, Wesker. Fa quello che devi. Mi farò sentire. Ma... ma chi è dato dell'incompetente? Ma te ti sei reso conto un attimino di quello che ho dovuto fare io fino a mo? Ada, oppure non lo so? Sei tu, bene. Ti stavo aspettando e arrivi tra poco, vero? Sì, ho soltanto avuto delle cose di cui occuparmi. Ma sto arrivando. Capito. A presto. Ciao. Va bene, quindi dobbiamo arrivare fino alla villa. In pratica dobbiamo ripassare da in mezzo al villaggio e tutto il resto. Cioè, ma Wesker quindi è venuto fin qui, ci salva le chiappe e in più ci dà degli incompetenti. Cioè, ma ma ricala un attimo da su cavallo, come si direbbe qua. Guarda che quello che è successo fino ad ora non è stato semplice. Ma io non lo so. Tutta questa presunzione. Vabbè, allora in questa casa noi ci siamo già stati, ragazzi. Era dove, insomma, alla fine ci ha aggredito Mister Omone, se non sbaglio. Cosa c'è qua? Servirebbe una pulita. Non ci tenevo a guardarci dentro. Dio santo, la piantina rosa è vicino al cesso. Io non è che ne farei uso. In effetti, se proprio la devo dire tutta. Fatto sta. Ok, che di qua usciamo direttamente. Va bene. Direi di andare, ragazzi. Ammazza come piove. Oh, ci mancava pure la pioggia. Porca paletta che macello. Baule, che ci dà un bel brillo rosso. Ci abbiamo 3 gemme adesso, ma le potevo incastonare con qualcosa. Ah, allora sì. Posso usare sia questa
Che questa, anzi no scusami, che questa, ecco, ok, l'ho incastonato due volte allo stesso posto. Eustachio sarà veramente entusiasta, non vedo l'ora di portarglielo. Quindi di qua è tutto chiuso, perfetto, quindi dovremo rifare il giro da dietro. Però ne è valsa la pena, dai, ne è valsa la pena. Quindi vediamo un pochettino. Rientriamo. Non vedo una mazza. Ecco, grazie Ada. Sembra davvero mi abbia ascoltato. E quindi qua intorno suppongo che non ci sia niente. Perché io comunque c'ero già stata. Quindi qua non avevo aperto. Munizioni per fucile, va benissimo. Guarda, quante più cose troviamo, meglio è. D'accordo. Quindi adesso immagino che potremo uscire. Non ci tengo molto a ripassare per tutta la zona della città e tutto il resto del villaggio, anzi, altro che città. E tra l'altro io volevo tornare da Eusti, ma siamo stati... Oh, cazzus. Ah, che bello! Ecco qua, guarda. Una bella stordente per te, amico caro. Ti è piaciuta? Ti è piaciuta? Ma quello è armato, non capisco che sta succedendo. Ok, di qua... Oddio, che bastardo. Oddio, che bastardo. E stordisciti, su. Ah, è bastato? Sì, munizioni pistola, fantastico. Allora, così nella notte andare in giro da sole. Cioè, non è che un pezzo sarebbe... Ah, non è notte. Perché lì sembrava notte? Ah, solo perché c'è maltempo, va bene. Eusti, vedo il colore della tua torcia. Quanta gioia. Che dice qua? El forastero! Está en el caserón reunida todo el mundo. Despertad a nuestro gran hijo. Sì, 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 va bene. Quindi, dopo una bella zuppa... Eusti, Eusti, ma dove sei? Ma dov'è? Sì, devo fare il giro, scusa. Pensavo di poter passare dalla casetta invece... Ah, tu bello, stai qua al riparo, chiamatelo scemo, ragazzi. Allora, caro, la prima cosa... Ah, ma posso incastonare anche l'orologio stravagante. Aspetta un attimo. Ah, perfetto. Ne ho giusto un'altra. E vai. Apposta, ragazzi. Mo facciamo un bel po' di pesetas, eh? State pronti. Allora, vendi orologio stravagante, bracciale sontuoso. Così guadagniamo la bellezza di 40.700 pesetas. Allora, intanto, che posso acquistare? Estensione valigetta, ragazzi, io penso che sia tipo assolutamente fondamentale. Quindi approfitto adesso con un pochettino più di pesetas. Dopodiché direi di potenziare qualcosina, visto che ci siamo. Ok, ragazzi, allora, potenziamo la potenza della mitragliatrice. Con 13.000 direi di aumentare la cadenza di tiro della pistola. Dai, che comunque può essere utile, ovviamente. Tra l'altro abbiamo 7 spinelli, quindi posso scambiarlo per qualcos'altro di utile. Allora, ragazzi, allora intanto prendo questo 10 per di polvere da sparo, perché comunque serve. Allora, se questo, ragazzi, lo vende per spinelli, probabilmente può essere di grande valore una volta che ci si incastonano gemme. Quindi direi di prenderlo, di prendere anche 2 gemme rotonde proprio per incastonarcele. Vediamo un attimino. Ok, incastona questa. Ah, ne ho presa una. Pensavo che fossero 2 gli zaffiri. Che sfiga. Vabbè, comunque... Per ora vale 9.000, spero che valga qualcosa di più una volta incastonata un'altra gemma. Ovviamente ho salvato la partita, ragazzi, quindi è arrivato il momento di procedere. Intanto però posso crearmi munizioni per mitragliatrice, direi di sì, visto che siamo a corto. Munizioni per fucile, visto che ci siamo. E ancora munizioni mitragliatrice. Intanto per ora le risorse L le possiamo utilizzare solo per questo. Quindi almeno abbiamo rifatto un pochettino il pieno. Perfetto, ragazzi, allora non perdiamo più tempo e dirigiamoci verso questa casa dopo il mulino. Ha detto una roba del genere. Quindi io immagino che nel villaggio non devo cercare più niente di così importante, perché ci siamo passati già tipo almeno, oddio, già almeno 2 o 3 volte. Ciao bello, questo lo posso ammazzare zitta zitta? E che è successo? Oddio no, oddio no, tienimi, no no, io sto per morire tra l'altro. Oh, usiamo subito la misceletta, stammi alla larga con quello schifo. Che palle, ragazzi, ma se tipo io me ne andassi e basta, no? Ah certo, non credo sia tanto possibile. Ehi, quanto siete scostumati in questo maledetto villaggio. La madonna, quanti altri, oddio. Quanti altri ne devono uscire? Scusate, scusate, scusate! Madonna santa! No, 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 e dai! Ma volevo arrampicarmi là sopra!
Quale gioia! Ah, tanta tanta gioia, va bene. Ok, non sarà facile arrivare a quella maledetta casa, vero? Ovviamente no, non sarà per niente facile. Quindi allora io a te ti lascio perdere. Facciamo direttamente così, guarda. Proviamo a passare, ovviamente non... ovviamente. Il parry, raga, niente. Il parry, sto maledetto parry. Oh, che cavolo. Quanto li odio tutti quanti. Quanto li odio. Allora, dov'è? Dove devo andare? Dove devo andare? Ok, la zona giusta, ragazzi. Intanto sto di nuovo per morire. Riutilizziamo la misceletta. Scusate, io non mi soffermo, raga, ad ammazzare tutta sta gente. La puta che te pario. Sono riuscito ad usare il parry, ragazzi. Ma che gioia. No, non mi fanno andare. Ah, sì, mi fanno andare. Ok, scusate ragazzi se non rimango, però veramente sono un po' a corto di munizioni, non vorrei sprecarle tutte quante su di voi, che diamine. Allora, polvere a sparo, risorse L, perfetto ragazzi. Allora, siamo arrivati alla fattoria di nuovo, suppongo che ci sarà tanta gente che ci aspetta pure di qua. E quindi niente, continuiamo a procedere, ciao cara. Oddio, scusa Scusa, mamma mia. Già così ho sprecato tipo 3 o 4 colpi a cazzo, ragazzi, completamente. Ah, qua hanno chiuso tutto, che bastardi. Ah, la puta che te parió, pure a te. Mannaggia la pupazza. Ma che volete? Oddio, che è tutta quella gente. Regà, c'è sta una folla di gente là in fondo. È una roba assurda. Polvere da sparo, munizioni per pistola. Ciao, cari, ciao, ciao, ciao. Mo avete rotto i maroni, letteralmente. Proprio rotto le palle. Perché poi uno arriva. Oddio, sta per esplodere tutto. E vabbè. Niente. Pure. Mamma regà. Mamma regà. Mamma regà. Incommentabile sta roba. Ho dovuto usare ovviamente uno spray medico. Allora io direi di dirigerci di qua. Anche se qua sotto, ragazzi, c'è il delirio di gente. Io non ho manco granata a frammentazione. Quindi è veramente meraviglioso. Hai un sacco di fame. Eh sì, infatti, stavo notando. Giusto, non ho più granate. Ah, pure. No, non merita che precipitiamo di sotto. Che sta succedendo? Va trampino, via. Meno male, raga, che ci salvano le chiappe il va trampino. Completamente dimenticata di te. Completamente. Spero tu non sto. Amico, non posso farti passare. Ma semmai siamo noi che non lo facciamo passare. Ma l'hai visto? Sconfiggi il gigante, ma certo. Perché è davvero molto semplice dire. Però con Ada, oddio, abbiamo il vantaggio dei tetti, ovviamente. E sarà un gran bel problema. Allora, la farà crollare sta casa, suppongo, vero? E buoni, mamma mia, ci si mettono pure quelli da sotto. Ecco. Pure, vai. Presto rimarremo senza figli, ragazzi. Presto non... Oddio, che lo schifo. È lo schifo, non l'hai notato? Lo schifo. Sto colpendo tutto tranne la plaga, ragazzi. Vai. Oddio. Il macello, ragazzi. Il macello, oddio. Piano, piano, piano. Oddio. Meglio spostarsi di là un attimino. Oddio, mi stavo per spostare di là. Poi ha fatto crollare tutto quanto. Va bene. E su. Raga, è difficilissimo colpire quel cazzo di coso che c'ha sulla schiena. È difficilissimo. Ok. Io ho ancora un dardo esplosivo. Ah, lo può. Ok, è arrivato il momento, è arrivato il momento. Via. Whee! Triplo attacco o doppio attacco. Ok. Speravo non gli passasse in mezzo alle gambe. Infatti per fortuna non gli è passato sotto le gambe. Via! Abbiamo un dardo esplosivo, ragazzi. Direi di usarlo, sempre se non lo spreco. Ok. Bene, bene, bene. Proviamo ad usare questa adesso che ce l'abbiamo vicino, ragazzi.
Mamma santa. Mamma santa, ricarica, ricarica, ricarica. Ok, devo migliorare la ricarica. Ok. Ok, minchia, ma non ti fa male, mannaggia la pupazza. Dai. Oddio, che è oggi, regà? È un incubo, è un incubo. Ecco qua, un'altra volta. Raccogliamo un po' di roba. Assoreta pure a te. Devo raccogliere un po' di roba, ragazzi. Ok, con calma. Ok, salute ancora abbastanza sotto controllo. Ok. Ciao, bello. Ah, lì c'è una piantina. Raga, c'è un po' di roba che devo raccogliere. So che è una pessima idea, ma lo devo fare. Lo devo fare. Continua a correre a zigzagata. Oddio, non temere. Oddio, oddio. Fermo, fermo. Maledizione. Ok, è arrivato il momento. E dai, e dai. Minchia, resiste, raga, continua di. Ok, mi si era interrotta la recitazione della facecam, non so da quanto tempo. Però ci siamo ripresi, questo conta. E su, e niente. Ok, ci siamo? Ok. Suppongo di doverlo fare per 3 volte, purtroppo. Oddio, albero. Lo schifo, lo schifo, schiaccia, schiaccia lo schifo coi tacchi. E resta giù. Manca a farci apposta, regà. Mazza, con che prepotenza. Che schifo. Sogni d'oro. Sogni d'oro. Wow, è stata una grandissima avventura anche questa. Ah sì. Ehi. Ah, ok. Hai una sigaretta? Ce le ho, le tue preferite. Ma dov'è l'ambra? Purtroppo non ce l'ho con me al momento. E dovresti proprio complimentarti per il mio ottimo lavoro. Mi sono fatto il culo e sono riuscito a nasconderla prima di essere preso. Bravo lui. Ed è per questo che sono ancora vivo. L'accordo era: ti tiriamo fuori di qui quando consegni l'ambra. Niente ambra, niente protezione, Luis. Quanto sei puntigliosa, Ada. E va bene. Vado a prenderla ora, che dici? E c'è anche un'altra cosa che devo prendere. Benissimo. Ok, ragazzi, giusto in tempo, capitolo terminato. Wow, cioè che dire. Comunque ci hanno reinserito anche il gigantone. Io sinceramente non me l'aspettavo. Ed è stata una bella riscoperta, diciamo così. E ovviamente salvo qui la partita, ragazzi, e approfitto del fatto di aver finito qui questo capitolo. Siamo anche in tempo ovviamente con la durata del video, quindi riprenderemo dal prossimo capitolo la prossima volta. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. E un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!